Ok. Giulio. Oh. Stai calmo. Come salutano i gameplayer di Minecraft? Bello a tutti ragazzi, bello a tutti. Ciao bambini, come va? Spero voi tutto bene. Siamo tornati in questa vaga avventura dopo... Questo nuovo video ha lasciato 5.000 mi piace. Stai calmo. Ti volevo subito dire, Giulio. Allora, io devo imparare. Ah, cazzo, sto rompendo i tuoi alberi. Li hai piantati tu? Sei una bestia. Sì, tu mi avevi detto. Ma mettiamo le case di poggia. Mettiamoci gli alberi e una pedola. Come si piantano gli alberi? No, questo è un seme, vero? Oddio, non mi ricordo più niente. Come si apriva il menù? Lo devo trascinare lentamente? Ma cosa? Tutto. Che cazzo vuoi fare? Spiegami. Lascia stare, lascia stare. Allora, signori, cacchio, non sai parlare italiano. Oggi io vorrei imparare più roba dal caro senpai zio Giulio, che lui ha vaga, ampia esperienza in questo mondo. Vaga? Giusto? Ampia, scusa. Ah, ecco. Ti do una botta. Sta casa ipogea però è un po' scomoda. Shh. Ti nego che sta casa ipogea mi fa un po' schifo. È claustrofobica. Adesso, adesso io ho un'idea. Però ci serve la sabbia. Perché no? Perché io esatto, io voglio fare ampliare la casa. Un open space con la luce che entra dall'alto. Bravo. Una casa in poggia con la luce che entra dall'alto. Mamma mia, come sei imprevedibile. Ok, dove la troviamo la sabbia? Mamma, dobbiamo girare insieme o io nel mentre mi occupo di altri problemi del nostro mondo? No, giriamo insieme, no? Tu mi devi insegnare. Una cosa che ti volevo chiedere è che non devi fare troppe cose, devi farle fare a me. Così che io impari, tipo, beh, c'è da fare una fornace e io la faccio. Ok? Sì, ma cazzo, così ci mettiamo 60 anni. Va bene, però almeno io adesso qualcosetta imparo. Ma io poi mi annoio. Io, la sabbia! Io qualcosetta imparo e poi posso provare a costruire qualcosa in solitaria senza la tua presenza. E poi farti trovare una bella sorpresa a casa. Di un blocchetto di sabbia. Quanti vetri ci scappa? Uno. Davvero? Che cagata la sabbia. Adesso, se non sbaglio, va nella fornace con del legnetto, giusto? Con del carbone. Del carbone? Anche il legno? Sì, ma il carbone è un combustibile migliore del legno, nel senso che dura di più. Domanda, Giulio. Da quando noi siamo andati in vacanza e tutto, è cresciuto un solo fucking albero? Sì, perché noi non abbiamo impostato che questa zona è attiva quando non ci siamo. Dobbiamo impostarla, giusto? Ma no. Perché no? Crescono perché in fretta, no? Comunque? Tu gioca e stai zitto. Andiamo nella fornace. Già c'è il carbone. Quando ce l'hai messo il carbone? Anni or sono. Me lo devi far fare a me. Ma l'avevo già messo da 50 anni che è lì quel carbone. L'abbiamo anche già usato 20.000 volte. Ma io devo imparare. Allora toglilo e rimettilo, che ti devo dire? Intanto amplio la nostra bellissima casa, ok? La farò meno claustrofobica per te. Tu nel frattempo fai cosa? Cosa posso fare? Posso avviare una piantagione di qualcosa? Posso catturare delle mucche e farle riprodurre? No, se fai quelle cose le devo imparare. Io non so come si fa quella roba. Ma cosa devo fare? Dimmi. Dimmi cosa... Mi puoi farmare del legno? Va bene. Cosa si fa in un'oretta su Minecraft? Niente. Alla tua velocità niente, alla mia un sacco di cose. Shut the fuck up. Se io rompo il nostro forziere, no? Tutto esplode. Tutto... Faremo una botola. No, lo faremo le scale normali. Puoi andare a dormire. Che se no io devo fare il fucking grambo tutta la notte. Fatto? Sì. Dimmi anche quello qua. Se no sto lì a aspettare come uno stoccafisso. 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 Mezzerun. Stoccafisso. Un pipistrello. Che vuole? Lo devo ammazzare? Lo voglio ammazzare. Oh cazzo, l'ho ammazzato. Non ci ho fatto apposta. Mi è passato davanti. Non volevo pipisello. Signor pipisello. Potevi dargli un nome e diventava la mascotte. Madonna, quanto sei veloce, Giulio! Madonna, se mi intralci! Mamma mia, se sei in mezzo ai co... Oh, scusa, sei velocissimo! mi fai senso! Non hai detto, voglio questo è voglio! Hai studiato architettura, per carità di nostro signore, non fare il soffitto quadrato. No, non c'è bisogno di un soffitto quadrato, tranquillo. Lo fai di vetro, ma non mettere il vetro in maniera quadrata, fai un rosone rotondo. Allora... Stai calmo. Io come prima cosa direi vorrei finire il muro perché voglio capire dove va la scala. Ma se adesso uno volesse spostare il forziere è la fine del mondo. Però sei non in mezzo, di più. No, sto dicendo se io volessi spostare il forziere è un macello. Adesso sì. Puoi per favore mettere la fornace, mettere il carbone. Ah, ce l'ho io la fornace? Già. Ma io il carbone non ce l'ho. Dai, da bravo bambino, metti la fornace. Perché? Perché ho pensato voglio le cose incassate nel muro.
No. Vuoi mettere il carbone nella fornace? No, non hai capito. Allora, io qui, dove sono io, ci vorrei il lap tavolo da lavoro. E questo quindi lo puoi anche, penso, chiudere così. Tanto. No, non così. Perché lì cosa ci va? Lo lasciamo aperto. Perché? Così. Perché lì ci metteremo delle torce. Ti giuro non ho capito. Stai a vedere. Puoi mettermi il carbone nella fornace per... Ma non ce l'ho io il carbone, è finito. Te l'ho dato. Ah, è vero, ce l'ho io. Tu pensa, te ce l'ho io. Ok, così mi sembra carino. Tu vuoi tenere la pietra lì. Per ora sì, poi un giorno ci avremo i mattoni belli, un giorno. Scusa, ma scusa, perché deve essere... è tutta di legno lì e di pietra? È una scelta d'architettura. Fa schifo. No, adesso guarda, c'ho avuto un'idea. Mamma mia, che idea. Wow, come hai fatto a fare quell'affare? Allora, prendi un pezzo di ferro, cosa che tu non hai, che io ho. Io sono... Perché? Quando l'hai preso il ferro? Io sono già arrivato all'era industriale per te, ma tu devi fare... Giulio, però mi metti super in difficoltà così, io devo andare al passo mio. Smetti di volare. 9 pezzi di ferro. No, 9 pepite di ferro. Pepite? Oh mio Dio, mi sono già perso. Oh, madonna. Tu trovi prima le pepite di ferro. No, tu trovi il minerale di ferro. Il minerale di ferro, ok. Ho trovato il minerale di ferro. Lo cuoci, ti dà il lingotto, che è questo, guarda. Questo è il lingotto. Bello. Una volta fatto questo, lo prendi, lo metti nella crafting table il lingotto e ti dà le pepite. Cioè non ci devi aggiungere nient'altro? No, ti dà 9 pepite perché è come se tu prendessi il lingotto e lo dividessi in 9 parti. Con le pepite fai un quadrato come per fare la cassa. Tu al centro metti? Una torcia. Vai, dormi, qui vicino a me, tesoro. Ma cosa stiamo facendo adesso? Perché mi stai bucando casa? Perché stiamo raccogliendo il carbone e poi lo rimpiazziamo. Ma questa doveva essere casa nostra, cioè camera nostra. Ma adesso lo rimpiazziamo con della cobblestone. Questo carbone qui non va lasciato qui. Tu hai già craftato delle torce in vita tua? Le hai sempre scroccate a me. Non mi ricordo. Cosa devo fare? Ma perché hai tolto la mia scala per uscire? Santa pace. Fa la pioli. Me ne fai una pioli? Va bene. Va bene. Pensare che io mi sto divertendo così tanto. Anche se non stiamo vivendo nessuna magica avventura ancora. No, perché stiamo facendo schifo. Schifo cosa? Che palle, devo sempre scavare. Possiamo fare una casa tipo già? Allora. Boh, il macello assurdo. Ho preso i materiali che non sapevo neanche esistessero e ho sbloccato 1000 ricette. Cos'è Spider Eye? Occhi di Rai. Obsidian, che diamine è? L'oro, quando l'hai fatto l'oro? Li abbiamo rubati nel villaggio, però non ho fatto cuocendo la roccia per fare i mattoni che mi avevi chiesto. Qui metto l'altra lanterna. Non lì! Perché hai chiuso qui? Ma che cazzo ne so, tu lasci dei buchi orribili. Sono brutti, le tue scelte stilistiche sono brutte, Teo. No, perché qui ci metti la lampada. Con quella roccia dietro. Sì, poi ne metti una più bella. Maronna, Gesù, certo che proprio, guarda. Perché c'ho armatura di un cavallo? Qui invece mi fa schifo perché ce ne vanno due. Perché sennò la simmetto. Ma no, guarda che la simmetria è una scelta. No, una scelta di merda. No, Giulio, si vede che hai studiato geometri. Ma no, ma si... La simmetria si fa. Guarda, si fa e si illude. Si dà l'invento. Ti assicuro che nei commenti tutti diranno che quel lanternino asimmetrico fa cagare al cazzo. Perché è bruttissimo, però. Vetro lo vuoi bianco, azzurro, che colore? Io adesso ce l'ho bianco e facciamolo così. Perché vorremmo il vetro azzurro? Cioè non stiamo facendo una chiesa, stiamo facendo una casa. Da più quell'idea di cielo. Oh! Ma questo che hai messo non è una botola. Ma questo che hai messo è una botola. Ok, quindi devo prendere i fiorellini blu. Oh mio Dio, ma sono cresciuti gli alberi, da quando? Ma quando sono sbucati sti alberi? Metto il vetro. Esatto. E il colorante. Ma non mi fa niente. Ascoltami. Sto ascoltando. Allora, tu nella crafting table hai la fabbricazione, no? Sì. E un risultato. Sì. Se tu metti tutti i materiali che hai nella fabbricazione... Dobbiamo dormire intanto. Gesù Cristo, non mi interrompere. Se tu metti tutti i materiali che hai per fabbricare una roba e premi shift sul risultato, ti crafti in automatico tutto il risultato. Quello l'ho capito, però non per distribuire più vetri. Sì. Prendi un materiale di cui ne hai tanto. Ok. Se tu prendi il materiale in mano, quindi lo puoi muovere, no? Nella schermata. Sì, se clicchi col destro tenendo premuto e lo trascini, te ne droppa uno dove vuoi te, trascinandolo. Cioè, wow! Se invece clicchi con l'altro tasto, te li distribuisce qualmente, li divide.
Wow! Questo mi serviva. Come la vedi? Ma mi fa un po' schifo, però ok. È ok, va benissimo. Ti fa schifo tutto quello che faccio. Io ci provo, però ti faccio schifo. Possiamo craftare altre ceste, così iniziamo a fare una sorta di inventario. Cioè, l'inventario vero, per ottimizzare gli spazi, si fa così, guarda. Perché sopra? Perché così ci stanno più ceste, se tu... Sì, scusa. Però... Così è brutto. È brutto, cioè sta fluttuando quel cesto. Non sta fluttuando, è appeso al muro. Ok, è appeso al muro, facciamo finta di sì. E se volessimo fare un'insegna sopra? Facilissimo, ti serve la pelle che si ottiene. No, non voglio sapere come si fa. Non c'è lo spazio per mettere l'insegna di quello sopra. E ho... Stai zitto, adesso te la faccio. Però non dire che sto andando avanti, perché io sto provato a spiegarti e tu no. No, quello che ti volevo dire è che messe qui, proprio all'entrata, è brutto. È brutto perché tu entri dentro casa e c'è sta... Entri dentro una fucking casa sottoterra, cubica, oscena, e mi viene a dire che è brutto che ci sono le... Ma io ti do un pugno che ti ribalto. Io devo capire qual è il tuo valore di bellezza, perché io non ti seguo. Guarda, fa schifo sto blu, sto vetro blu, fa cagare. Sembra che stiamo per entrare in una cazzo di chiesa. Mi hai fatto fare il cazzo di vetro blu, fa cagare. Porca zozza. Non è vero niente, Leo, non sai benissimo che è bellissimo il vetro blu, è molto più bello. Fa cagare! Sai cosa fa cagare? Sai cosa fa cagare? Cosa? Dietro trasparente. C'è un modo per rompere più in fretta le foglioline? Con le cesoie, però poi te le dà come materiale. E che ci fai? Ah, che lo puoi costruire le foglie? Sì. Ma potremmo fare delle sculture tipo Edward Mani di forbici delle nostre facce? Cazzo, Tomma, stai scoprendo proprio l'acqua calda. Sì, e allora? Come faccio a scendere con sta botola? Ok, come si scende? Non so scendere, Giulio. Guarda, non ho la minima intenzione di aiutarti. Ok, è sceso da solo praticamente. Giulio, ma così fa cagare. Davanti al cazzo di cesto. Allora, guarda. Madonna, che schifo. Qua mettiamo tutte le cose di legno. Poi guarda, il giorno che te le vuoi sistemare, ti fai inculare. Prendi le tue manine di merda e lo sistemi. Hai capito? Quindi adesso andiamo a fare un'avventura veloce? Cos'è l'avventura? Definiscimi. Andiamo a esplorare il mondo. Tu non hai capito bene come funziona sto gioco. Ah, secondo me, Giulio, quello che adesso mi devi insegnare prima di tutto è o coltivare o allevare. Allora, allevare dipende che animale vuoi allevare. Io voglio allevare adesso le mucche per il cibo e le pecore per la lana. Allora, per allevare devi prima coltivare. Però no, perché pulisci qua? Facciamolo vicino casa. Perché stiamo coltivando. Ma non è vero, stiamo rompendo l'erba. Ma l'erba, guarda, che ogni tanto droppa un qualcosa. Perché? Scemo, è lungimirante. Quanto sei lungimirante, Giulio? Un brutto babbeo. Scusi, senpai, chiedo perdono. Non mi mettere mai più in contraddizione. Scusi, senpai, lei sì che è lungimirante, senpai. Sono io che non lungimiro abbastanza. È girito, è ruso. Che fa? Ah, guarda quanto potere! Meno che... C'è una bestia di Satana. Dove? Guardali. Mamma! Quanti sono? Oh, sono caduto dentro! No! Fuck! No, sei morto! No, che non sono morto! Aiutami, Giulio! Aiutami, salvami! Sto aiutando! Sto facendo tutto fucking io! Ah! Gatta! Quanta vita hai? Ah, tanta vita! Ma l'hai detto tu con l'arco! Perché non muore? Quanto cazzo di vita c'ha? Qua c'è... Oh, ma no! Peo fa il culo, c'è un mob spawner. È tipo una roba rarissima. Quindi è tipo una roba bellissima. E potremmo trovare roba rarissima nelle ceste. Tu aiutami, tu vieni con me, aiutami. Fammi aspetta, da esca. Aspetta, che fammi da esca. Allora, in 3, 2, 1, corri avanti. No, sono qui nascosto, aspetta. Qua c'è un Enderman. Allora, queste caverne vanno sempre... Che devo fare a quello? C'ho paura. Niente, non lo guardare negli occhi. Oh, mi sta guardando. Mi sta picchiando. Ah, Giulio! Perché sei un coglione, sei morto. Perché perché l'hai guardato? Ma che non so che cosa vuol dire guardare su Minecraft. Stai lì, no! No, non scappare! Stai lì, torna dentro dove eri, torna in quel buco! Ok. Ah. Sono morto. Mamma mia! Guardare vuol dire la X che c'hai su Minecraft. Non fucking metterla. Ah, quello è il punto. Negli occhi dell'Enderman. Allora, è un mob spawner di scheletri, quindi abbiamo una sfiga atomica, perché è più difficile da affrontare. Aia!
sotto, sono brutta. Allora, Peo, vieni con me qua. Vieni qua. Vieni qua. Ma vieni qualcosa, ci sono ammazzati. Allora, le caverne vanno esplorate un attimo, perché bisogna mettere le torce, altrimenti ci spawnano i mob. Niente, finita. Quindi l'abbiamo torciato, adesso qua non ci spawnano mob. Adesso dobbiamo affrontare un attimo il mob spawner. Oddio, sì. Ci sono le bestie. Dove? Lì sotto, ma tu dove sei? Ma vieni qua, girati, perché vai da solo? Aia. Dobbiamo illuminare tutto qua. Tutto. Senti, ma non possiamo fare un bel muro qui, li chiudiamo, bello, ciao. No, perché negli spawner c'è una roba bellissima che si chiama cesta, in cui si trovano delle cose allucinanti. Non pensavo che sarebbe stato così emozionante, a dir poco, no, più che altro ansioso. Adesso sto facendo il ferro, che mi faccio una spada, in modo che almeno le bestie le posso uccidere. Tu hai un compito, farmi da esca. Quindi che devo fare? Andare lì e correre come uno scemo? Esatto, mentre loro seguiranno te, io metto le torce in modo da tapparle e poi vengo a recuperarti. Sei pronto? No, no, aspetta, rispiega. Ah, un mob spawner di zombie, bello, cacchio, bello. Wow, ma che cosa vuol dire? Perché l'hai messo così? Perché così non può spawnare. Ok, la cesta faccia schifo, però c'è una sella! Vuol dire che puoi cavalcare. Wow, e la sella non la puoi costruire tu? No, forse si può dalle ultime versioni, non lo so. Cioè le sale si trovano, fammi capire. Esatto. Che roba vuol dire? Che puoi costruirti le madonne qui e non le selle. Però non c'era il CD, che sfiga. Che stavamo facendo prima di finire in sto posto bellissimo? Stavamo per coltivare. Tocca fare Rambo. Rambo! Partecipo anch'io! Bu, bu! Hai fatto tutto tu, l'ho lisciato tutte le volte. Madonna, i creeper fuori da casa nostra! Entriamo in casa e basta. Entriamo in casa e basta. Come si entra in questa botola? Ah, no! Scappa, scappa! Scappa veloce! Ah, aiuto! No! Ah! L'ho rovinata! Ti ho rotto un vetro! Mi disconnetto! Sono morto! Sei un animale, se ti dico scappa! Cosa vuol dire? Non incazzo! Ma mi sono incasinato! La casa è rovinata! Sei scarso... Oppure puzzolente, guarda. Ma Giulio, dai, io che ne so come si fa qui in Minecraft. Che so, la scappa è una parola italiana, non è che devi far tanto, devi sì, prendere... Sì, ma io stavo scappando, Giulio, il problema è che mi sono intrecciato. Guarda, io ti giuro, vorrei... Sono morto anch'io, no, sono vivo. Vorrei rivedere la tua registrazione per vedere come stavi scappando. Aia, ma questo mi vuole ammazzare ancora. Va bene, guarda che babbeo che sei. Rambo, aiutami! Ah, non c'è chiappo! Non dare pugni a me, per Cristo! Scusa! Non ti voglio più aiutare, te lo giuro. Mi hai avuto. Io sto imparando, Giulio. No, perché questo non sarebbe successo. T'avevo detto, corri. You had one job, literally, veramente. Avevi un compito, non fai questo, aiutami, fai qualcosa. Corri, scappa! E io ho corso addosso un albero. Sai che stavamo facendo prima di... Stavamo per coltivare, però ormai ho registrato 40 minuti, porca zozza. Coltiviamo, dai. Intanto io faccio il secchio, perché per fare le coltivazioni serve l'acqua. Fare l'albero... Per fare il secchio mi serve il ferro, quindi grazie a Dio qualcuno è stato lungimirante. Perché il secchio? Io ce l'ho un secchio. L'hai trovato? Mi sa. Bene. Quindi l'acqua arriva fino là. E prendi i semi una volta che hai fatto e col destro li piazzi, vedi, così come sto facendo io. Marono Jesus. Ops, ne ho fatta una di troppo. Adesso basta che ci salti sopra, guarda, salti sopra e ciuc. Oh, wow, aspetta, fai mettere un seme almeno. Vai l'ultimo. Ok, quindi... No, quando questo grano crescerà, sì. Le mucche e le pecore sono attirate dal grano e si riproducono anche con il grano. Glielo dai tu, però. Glielo dai tu, esatto. Quindi quando avrai del grano, lo tieni nella mano e le bestie iniziano a seguirti. Ci facciamo un recinto? Non serve a niente, però possiamo farlo. Vabbè, per la prossima volta, direi. Per ora, direi, aspetteremo. Aspetteremo. Che cresca questo... Che cos'è? Grano. Grano. Che cresca questo grano... E per la prossima volta ci avremo le vacche e le pecore che si riprodurranno e faremo un'armata di pecore. Sono mezzanotte e mezza, non registriamo quest'ora perché è fresco e posso non accendere l'aria condizionata. Immagino, sì, in realtà, perché ci avevamo tutti da fare. Signori, grazie di essere stati con me, mi raccomando, fatemi... Che cazzo fai? La pacca. Fatemi sapere opinioni su questo
questa serie, tra virgolette, la lunghezza di quanto devono essere gli episodi, perché io li guardo anche di 40 minuti, ma non so il mio audience come lo recepisce. Like, iscriviti, ma come al solito schiaccia, anzi prendi a cazzotti la campanella, la campanella. E se ti serve un'altra piccola dose del vostro caro zio Peo di quartiere, adesso qui appariranno due video in sovraimpressione, o il pulsante iscriviti, ma soprattutto la campanella sembra essere la cosa più importante per questa piattaforma. Senpai, andiamo a dormire. Nel gioco, nella vita.